direttore regionale che non mi sembra il caso, insomma, di puntualizzare ulteriormente. Volevo invece soffermarmi sul tema della chiacchierata di oggi, opportunità e valori progettuali offerti dall'applicazione del piano casa. Il Comune ha visto con favore l'entrata in vigore di questa norma proprio come un'opportunità data ai comuni, quindi ai cittadini, di poter agire sui propri beni a destinazione residenziale e produttiva al di fuori di una logica amministrativa di procedure che richiedono più tempo per essere attuate, perché a oggi consentibili solo attraverso modifiche di piano regolatore. Questa legge, andando in deroga al piano regolatore, permette una semplificazione amministrativa e permette di dare risposte immediate a bisogni contingenti, soprattutto a livello appunto residenziale. Ricordo che l'applicabilità della norma, soprattutto per l'ampliamento della residenza, è comunque limitata a casi, oltre che unifamiliari, di immobili che hanno al massimo, a seguito degli ampliamenti possibili, una dimensione di 1200 metri cubi. Quindi non stiamo parlando di grandi patrimoni edilizi, ma la possibilità data attraverso l'ampliamento dell'immobile, attraverso chiusure di porticati, di logge o eventualmente l'ampliamento al piano superiore, al posto del sottotetto, per creare degli spazi di vitale importanza per le famiglie soprattutto. Valori progettuali invece possono essere recuperati attraverso, come diceva l'architetto, l'articolo 4 della norma, quindi demolizione e ricostruzione di immobili che possono essere appunto non più congrui rispetto alle esigenze che ci sono, o attraverso operazioni di valorizzazione immobiliare. Noi tra l'altro nella nostra presentazione vorremmo chiudere con un esempio che poi secondo me potrebbe essere un primo ragionamento sulla possibile applicazione del piano casa. Altro contenuto apprezzatissimo dal Comune è stata questa scelta della Regione Piemonte di introdurre la possibilità di ampliamento anche sull'edilizia produttiva. In questa fase congiunturale comunque delicata, le imprese hanno necessità di avere risposte immediate e concrete alle loro esigenze. Ci sono contrattazioni